Reinaldo Ventura, Paragi e Geppi Selva, se non andiamo errati, che è quello che poi batterà sfera in questo momento. Esatto, sul numero 29 Geppi Selva con Diogo Neves. E c'è il gol, stavolta è buono perché sul primo palo ha colpito Geppi Selva. L'idea di Barbieri al momento è di limare i rischi, evitare di prendersi dei gol sciocchi, e trova in questo momento, questo non è un gol sciocco, questo è un bel gol del Viareggio, ci pare Gavioli se non andiamo errati. Fa fatica Bassano a penetrare nelle strettissime maglie della retroguardia viareggina. Ora ci prova Diogo Neves in una percussione, poi perde pallina, attenzione, e c'è il gol in contropiede, gran gol di Montigel, anzi di Sergio Festa, scusate. E c'è un penalty, fallo che Panizza si è conquistato intelligentemente. Vediamo la battuta, Crespo. E... incredibile! E trova il gol Crespo in seconda battuta dopo una parata e palla palo linea di Barozzi. Crespo ha trovato da falchetto d'area il gol, in effetti francamente lo meritava già prima per la carambola che c'era stata. Ripreso il secondo tempo qui al palazzo di Cadolfin tra Bassano e Viareggio. Può stare, trova un gol di giustezza Ventura al 20:48, rigore di Ventura. È generosa, è generoso Bassano nel provare a fare pressing, trova però il gol Geppi Selva, sempre lui, quando manca dal 23:50. Selva al 5-1. Questa è una squadra che ricordiamo ha perso un gran giocatore come Marco Iuglia. Finisce intanto la gara 5-1, Viareggio che quindi decolla e irrompe in zona playoff, e per Bassano questo decollo è rimandato.